Bella ragazzi, qua è Ghiotto, siamo alla vigilia del derby, ma vi do appuntamento questa sera, ore 21:30 in live sul mio canale con Vittorio Campanile, magari anche con altri ospiti, vediamo, per parlare del derby. -1 al derby di Roma, ragazzi. C'è tanta tensione nell'aria, ma questi discorsi li rimandiamo a questa sera, perché oggi c'è da parlare di Dimitrije Kamenovic, che è un nuovo giocatore della Lazio, ma arriverà a giugno. Sarà nei prossimi giorni a Roma per effettuare le visite mediche, poi tornerà alla base 6 mesi. Lui gioca nel Kukaricki nel campionato serbo, squadra che è quarta nella divisione serba, e si aggregherà alla Lazio per il ritiro estivo. Molti mi avete chiesto: Ghiotto, parlaci di questo giocatore perché non ci sono video su YouTube. Invece ragazzi, io sono andato un po' a spulciare, qualche video l'ho trovato, mi sono informato sul giocatore e sono qua per parlarvene. Prima di continuare col video ragazzi, vi ricordo come al solito il sito di 6Calcio, con cui collaboro per maglie, tute da calcio a prezzi modici, Serie A, Premier League, Liga, tutto quello che volete. Mi raccomando, visitate il sito, link in descrizione. Chi è Dimitrije Kamenovic? Allora, giocatore classe 2000, come detto, nazionale serbo, 1,88, molto alto, forte fisicamente, alla falcata, al passo lungo. È un terzino mancino, quindi un ruolo che ci serve. Voi direte: ci servirebbe adesso un terzino sinistro, ma ci arriviamo con calma. Ha fatto anche il difensore centrale nella sua giovane carriera e soprattutto ha giocato nella difesa 3. Il suo allenatore ha detto: nella difesa 3 si trova molto bene, è un modulo che viene usato spesso in Italia, noi stessi giochiamo con la difesa 3, quindi Kamenovic potrebbe ritagliarsi uno spazio sia come difensore sinistro, sia come terzino sinistro nel centrocampo a 5, ipoteticamente. E ragazzi, ricorda un pochettino l'acquisto di Kolarov che facemmo nel 2007, quando io iniziai a tifare Lazio, io sono del 1999, e Kolarov ha accompagnato la mia infanzia, poi sappiamo tutti com'è andata, adesso Kolarov non lo ricordiamo più bene, ma Kolarov arrivò da una squadra di Belgrado. Lui aveva fatto le giovanili nella Stella Rossa, a 22 anni, lui è dell'85, nel 2007 a 22 anni arrivò alla Lazio e fece molto bene. Ha caratteristiche similari comunque a questo Kamenovic, soprattutto nel ruolo, nel fisico. Kamenovic sicuramente molto più bravo nel gioco aereo, ad esempio. Kolarov, vabbè, ha un tiro incredibile, sappiamo, batte anche molto bene le punizioni. Quindi, secondo me, questo acquisto è molto intelligente. Ovviamente la società l'ha valutato in prospettiva, un giocatore che magari non potrà incidere subito, ma spero venga aggregato alla prima squadra e che si ritaglia un po' di minuti. Sappiamo che Inzaghi è un po' restio a far giocare i giovani, però dobbiamo anche cambiare mentalità ragazzi, perché una società come la Lazio, che non ha grande liquidità, deve lavorare molto bene sui settori giovanili, ma non solo esteri, perché va bene andare a prendere un giocatore serbo di prospettiva, un giocatore brasiliano di prospettiva, ma dobbiamo proprio lavorare sui giovani italiani che noi già abbiamo in casa. Perché fateci caso ragazzi, come mai al Barcellona ogni anno, ogni 2 anni escono 2-3 giovani bravi? Poi non tutti sono fenomeni, però sicuramente sono tutti giocatori interessanti. Vi ricordate ad esempio Cristian Teio? Non è un fenomeno ma è un giocatore importante. Quest'anno c'è Pedri, c'è Ricky Pogge. Poi certo si dovranno confermare, però tutti hanno la caratteristica che appena inseriti nella squadra sono subito a suo agio con il gioco del Barcellona. Perché il Barcellona, prendiamolo come esempio, dai pulcini porta avanti una filosofia di gioco, uno stile di gioco, fino poi alla prima squadra. Quindi un giocatore tu lo prendi nella primavera, può anche essere magari un giocatore mediocre, però se lo stile di gioco è lo stesso della prima squadra si troverà sicuramente meglio, cosa che non facciamo in Italia, soprattutto che in questo caso la Lazio non fa. Quindi visto che non abbiamo la potenza monetaria di altri club, dovremmo anche noi avere un'impronta di questo genere, secondo me. Però per quanto riguarda questo acquisto io sono contento, molti di voi invece sono un po' perplessi perché avrebbero voluto un terzino ora, però ragazzi, se la società Lazio ha deciso così, se dice che Lulic rientrerà sicuramente, loro sono professionisti, ci fidiamo di loro, voglio dire, perché dubitare di un lavoro di professionisti? Se sono sicuri del suo recupero, lo aspettiamo. Certo, io sono perplesso in primis perché Lulic è un giocatore vecchio che è fermo da 1 anno, quindi un conto è rientrare a allenarsi, un conto è rientrare in panchina, ma è diverso giocare a calcio ai ritmi degli altri per 90 minuti, ce ne passa di acqua sotto i ponti, e noi abbiamo bisogno di un terzino che faccia la differenza ora, non tra 3 mesi. Quindi sono il primo a essere un po' perplesso sul rientro di Senad Lulic, però ripeto, fanno il loro lavoro e io penso che quei livelli lì lo facciano bene. Quindi Kamenovic è stato valutato in prospettiva, adesso in uscita di Ava Anderson perché poi farà il posto a Lulic, e Kamenovic poi lo vedremo a giugno. Però ripeto, è così che la Lazio deve lavorare, comprando i giovani, facendoli crescere in primis dal settore giovanile. Però ovviamente Tare sappiamo che è molto bravo a scovare i giovani e io penso che su questo giocatore ci abbia azzeccato, perché secondo me ha le caratteristiche giuste di cui abbiamo bisogno. Signori, questo è il mio pensiero su Kamenovic. Mi raccomando, questa sera ore 21:30 in live sul mio canale con Vittorio Campanile, probabili formazioni, sensazioni pre-derby e poi parleremo eventualmente anche di calciomercato. Un bel like al video e sempre a forza Lazio!